Risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita. Signore sia con voi. Čitanje svetog evangelja. Dal Vangelo secondo Luca. Slava tebi, Gospodine. Uno vrijeme. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae frutti fuori il bene. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Braćo i sestre, fratelli e sorelle, Gesù, a Gesù non piacevano i ladri, dava sempre la precedenza a un peccatore semplice davanti a un uomo che diceva bugie, cioè apprezzava di più il pubblicano che si bussava al petto e si pentiva che il fariseo che si vantava mascherato dalla bontà. Il peccato nascosto rimane nell'uomo, mentre il peccato che è uscito fuori, nel pentimento sincero, diventa perdonato e non c'è più, non esiste. Perciò Gesù, fratelli e sorelle, coglie l'occasione e ci invita di illuminare la nostra interiorità, di aprirci alla luce del sole di Dio, di aprire tutte le vie che portano alla nostra coscienza in modo che non ci rimanga nessun'ombra e nessun spazio per l'ombra. Questo è il senso dell'insegnamento che oggi ci offre il Signore. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene, l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda, parole pesanti per i farisei e per i monti, l'opera è buona se in conformità alla legge di Dio. Ma questo non basta per Gesù. Al contrario, per Gesù il bene è ciò che esce dal cuore puro,
Se non è così, allora è una falsità, è ipocrisia. Con altre parole, Gesù desidera sottolineare se il nostro cuore non è pieno di bontà, di innocenza, tutto ciò che facciamo sarà segnato dalle nostre intenzioni cattive. Nonostante il fatto che queste intenzioni sono nascoste, dobbiamo verificare sempre come sono le nostre intenzioni che ci esortano a fare un'opera. Se l'intenzione è buona, anche l'opera sarà buona, ma se l'intenzione è cattiva, sbagliata, anche l'opera può essere soltanto cattiva, anche se può sembrare un'opera bella. Per comprenderlo meglio, ci possono aiutare i seguenti esempi. Per esempio, visitare un ammalato, essere al servizio dell'ammalato, serve tantissimo. Qualcuno che soffre a causa di qualsiasi cosa, rivolgere una parola di consolazione, senz'altro un'opera di misericordia, aiutare anziano, povero nella difficoltà, sono le opere buone. Eppure tutto questo si può fare con le intenzioni sporche, brutte, perché possiamo essere apprezzati, lodati per le nostre vanità, per avere le cose materiali. Magari custodiamo gli anziani per ereditare la casa o per ereditare qualcos'altro. Nel Vangelo secondo Matteo sentiamo le parole di Gesù quando dice: guai a voi ipocriti, scribi e farisei, che sembrate sepolcri, di fuori sembrate belli, ma di dentro siete pieni di ossa morte. Sembrate giusti di fuori davanti agli uomini e dentro siete pieni di ingiustizia e di ipocrisia. L'opera che agli occhi umani è buono non significa che è sempre buono agli occhi di Dio, se non è un'intenzione buona. Bugia, inganno non portano mai verso il regno di Dio. L'opera cattiva non può essere mai un'opera buona. Fratelli e sorelle, qui dobbiamo domandarci: come posso sapere se esce la mia opera, la mia intenzione, da un cuore buono? Gesù risponde e dice: non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, non vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto, non si raccolgono fichi dagli spini né si vendemmia uva da un rovo. L'albero buono è quello che produce frutti buoni. Se l'albero è buono e se le circostanze cambiano, questo non può cambiare i frutti. Se ci comportiamo bene, soltanto quando qualcuno ci guarda, non siamo persone buone. Ci facciamo vedere tali, e questo è una cosa falsa. Se nel bene ci fermiamo e guardiamo indietro e arrivano difficoltà o mancanza di gratitudine, allora è chiaro che la nostra bontà è superficiale. Forse la parola di Gesù ha qualcosa da dirci adesso. Accettiamola con umiltà, perché la parola di Gesù è il dono della luce. Possiamo così imparare ammonizione di Gesù. Un cieco può guidare un cieco, cioè noi dobbiamo avere la responsabilità gli uni verso gli altri. Dobbiamo aiutare gli uni gli altri, ammonire gli uni gli altri. Questo bisogno
nascenela amore. Come possiamo ammonire i fratelli se il nostro cuore è pieno di cattiveria? La cattiveria che vediamo negli altri spesso è la proiezione della cattiveria che noi abbiamo nel nostro cuore. E segue la comandazione di Gesù che dice: diventate buoni, cercate di avere la luce e troverete la vera via come aiutare fratelli e sorelle. Come puoi dire al tuo fratello: lascia che io tolga la pagliuzza dal tuo occhio, tu che non vedi la trave dal tuo proprio occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la paluzia dall'occhio del tuo fratello. Gesù usa questa occasione per farci comprendere il rischio dell'ipocrisia. Dio ama la verità e desidera istruirci, insegnarci di vivere sempre nella verità. Anche quando la verità non è facile, noi siamo ipocriti quando raddrizziamo i difetti degli altri e abbiamo mille nostri difetti e peccati. Veramente, se ci fa soffrire il peccato dell'altro, perché non ci fa soffrire il nostro proprio peccato, che è ancora più difficile? Quando cambiamo, saremo miti e umili, offrendo al fratello la mano che è caduto. Papa Ivan 23. Giovanni 23, con tutta la sua mitezza e semplicità, ha scritto nel suo diario: molti mentre pronunciano confesso a Dio onnipotente, a voi fratelli e sorelle, vorrebbero bussare il petto dell'altro dicendo: il peccato è suo, il suo grandissimo peccato. Così non si cresce nel bene e non si può aiutare gli altri. Agli altri si può aiutare soltanto nell'amore verso la verità e nella vera umiltà. Soltanto gli umili sanno. Gli umili sanno aiutare il fratello nell'umiltà e nella semplicità. Un scrittore, un padre antico ha scritto: l'anima spesso desidera di penetrare nell'anima dell'altro e invece nella propria anima non penetriamo mai o rare volte. Il cristiano saggio si occuperà di se stesso, dal proprio cuore, dalla propria coscienza, toglierà tutto ciò che non va bene e più sarà perseverante, comprenderà la propria miseria e negli altri scoprirà sempre di più. Le caratteristiche buone, i santi lo fecero. Gli ipocriti, per non giudicare se stessi, giudicano gli altri. Non vogliono guardare nella propria coscienza pensando di togliere la colpa dal proprio cuore, ma la verità un giorno verrà fuori. Amen. Adesso professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create,
per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Grijeha iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Braćo i sestre, fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre Celeste pregandolo di donarci il suo Spirito e trasformarci secondo la parola che ci è stata annunciata. Blagoslovi nas, dobri Oče. Per il Papa, Vescovi, Sacerdoti, affinché nella collaborazione viva con tutti i membri della Chiesa annuncino la Tua parola, preghiamo. Per i cristiani del mondo intero, affinché siano coraggiosi nell'esprimere l'amore ad ogni uomo, preghiamo. Per gli uomini e i popoli che sono nei conflitti, affinché rinuncino a ogni odio e violenza e si incamminino sul cammino del perdono e della pace, preghiamo. Per tutti coloro che sono nell'educazione, fa che siano pazienti verso coloro che sono affidati, che li sono affidati, preghiamo. Per la nostra comunità, fa che sia la scuola di preghiera e dell'amore, preghiamo. Per i defunti che si sono uniti al tuo figlio per mezzo del battesimo, accettali tra le tue braccia paterne, preghiamo. Signore Padre nostro, tu ci accetti come i tuoi figli e figlie, nonostante le nostre debolezze e i nostri peccati. Insegnaci ad essere misericordiosi come tu sei misericordioso verso di noi e donaci la tua grazia perché possiamo riflettere la tua luce e la tua bontà. Questo ti preghiamo per Cristo nostro Signore. Amen.